Suoneremo con il bottom booster e il jet driver presentati l'anno scorso e nel test li useremo insieme al Sonic Distortion, novità di quest'anno. Nella clip iniziale avete ascoltato una piccola improvvisazione suonata sfruttando i tre pedali. Ora sul riff Tiz Along Way to the Top degli AC/DC proveremo i tre pedali in successione con il medesimo settaggio. Nella prossima clip abbiamo provato a lavorare con i settaggi del pedale, ottenendo da ognuno il suono che diciamo ci è piaciuto di più. Li faremo ora ascoltare sul riff Here Go Again degli Whitesnake. Successivamente ascolteremo il solo SD9 usando i diversi switch. Questo è tutto. Le sfumature ottenibili dai pedali sono davvero molteplici e tutte molto interessanti. Vi consiglio una prova nel vostro negozio di fiducia. Su Accordo troverete tutte le informazioni relative ai pedali. Ciao, alla prossima!